Ragazzi, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo farvi vedere alcuni prodottini che mi sono arrivati. Io inizierei subito da questi qua. Sono dei giochi d'edicola della Sip Toys e sono bellissimi. Infatti si tratta di questi qui che sono i Glimpsy, se non sbaglio si pronunciano così, e questi Bubble Pop Cake. Sono tipo dei strizzi strizzi, ora vi farò vedere. Iniziamo appunto da questi ultimi, arrivano in questa bustina. Ho fatto già l'unboxing sul mio Instagram, se non mi seguite andate subito a seguirmi. Mi trovate appunto come la bottega di Linda. Ho fatto appunto la recensione sulle Instagram Stories, trovate se non sbaglio in evidenza appunto nelle collaborazioni, troverete anche questa recensione. E ho trovato questi due. Oddio, guardate, sono bellini. Allora, non sono altro che appunto delle tortine in gomma che strizzandole formano un palloncino, come se stessero mangiando una chewing gum. Li conserverò per la mia bimba che per adesso non li può utilizzare. Questi qua che sono appunto i Glimpsy, ed ho trovato appunto questo riccio, guardate che tenero, si muove la testolina, e poi questo orsacchiottino, se non sbaglio un orsetto, sinceramente penso sia un orsetto, comunque tenerissimo anche questo, e si muove la testolina, molto molto teneri. Mi ispirerò a loro perché andremo a realizzare qualcosa insieme. Con questi altri prodotti che mi sono arrivati invece da Art in Fly. Ho già collaborato con questa azienda che appunto fornisce tanti materiali creativi. Sono veramente di qualità. Io tutto ciò che ho utilizzato da questo sito mi sono trovata sempre molto bene. Ho utilizzato i Pantone, i Simil Pantone, sempre di questa marca, e sono veramente straordinari. Ho fatto diversi video in cui li provavo insieme a voi e ottimi. Questa volta ho voluto provare i colori ad olio. Ecco, sono matite ad olio. Io non sapevo che esistessero e comunque non li ho mai provati e niente, quindi sono molto curiosa di provarli insieme. Sono in questo stuccino, devo dire molto pratico, e qui abbiamo tutti i colori. Poi io non avevo richiesto questi, però me li hanno spediti comunque, sono stati gentilissimi così da poterli provare. E sono queste Tattoo Pen colorate, sono bellissime, oddio. Già ho avuto modo di provarle, ho fatto un disegnino a parte perché ero troppo curiosa. E li ho utilizzati e devo dire sono molto carini, ho fatto uno schizzetto a Demutsum, però mi sono trovata molto bene, quindi li voglio provare, diciamo, in modo più serio, in un contesto più serio. E poi mi è arrivato anche questo qui, che è forse quello che desidero più provare, ardo, proprio ardentemente, perché è questa palette di acquerelli. Guardate, bellissimi. Perché voglio provarli? Io li ho già gli acquerelli, però guardate, qui abbiamo il dorato e il perlato. E come vedete, appunto nel set troviamo anche queste due brush pen da riempire appunto con l'acqua, due punte, questa più grossa e questa più fine. E poi questo album con questi fogli per acquerello. E devo dire che un foglio è abbastanza grossetto. Niente, quindi io direi di andare subito a disegnare. Thank you.
qua con il lavoro finito, come vi avevo già anticipato, mi sarei ispirata proprio a questo riccio di questi nuovi giochi di Edicola e della Siptoi. Mi sono divertita tantissimo anche perché è la prima volta che realizzo un riccio. Vorrei farlo anche in pasta polimerica in realtà, perché mi sono divertita molto e mi ispira molto il riccio, devo dire. È difficile da fare perché non ha un pelo facile da realizzare e quindi ho dovuto realizzare anche tutte le spine in questo modo. Vabbè. Per realizzare il tutto ho utilizzato appunto questi acquerelli ottimi, ben pigmentati. Mi sono divertita molto a realizzarlo proprio perché il colore si stendeva benissimo sul foglio, supporto anche stupendo, perché come vedete io non ho fermato il foglio sul piano e intanto non si è accartocciato più di tanto e io ho utilizzato molta acqua, quindi ottimo. Anche questi colori perlati sempre della palette di acquerelli sono stupendi, guardate qui, anche il dorato. Inoltre ho utilizzato anche i pennarelli che scrivono molto bene anche sopra il colore, quindi sopra l'acquerello scrivono molto molto bene. Infatti questo è il nero, ho utilizzato sia il nero, il marrone, qualche colore così per definire i particolari. Inoltre ho utilizzato anche questi altri due prodotti di Art in Fly che diciamo ho ricevuto tempo fa e sono il bianco, la penna gel bianca che funziona da Dio, guardate qui, grazie a questa ho potuto realizzare le spine, ho potuto far vedere un po' meglio le spine. E questo qui che è sempre una brush pen a doppia punta. E guardate, ho fatto tutti i contorni, stupendo. Vabbè, il contorno bianco l'ho dovuto realizzare con questa penna acrilica perché era impossibile realizzare, diciamo, un bel contorno che si vedesse solo con questa. Per il resto ho utilizzato solo prodotti Art in Fly. Inoltre ho voluto provare, in parte il set di colori, questi qua, ad olio. E li ho provati sul mio sketchbook e ho fatto il bozzetto di questa creazione qui. Ho cambiato qualcosa poi alla fine, però diciamo che l'idea era quella. E ho provato appunto questi colori su un supporto semplicissimo, quindi carta semplice liscia. E mi sono divertita a colorare tantissimo anche con questi colori perché sono molto morbidi e quindi sfumabili molto facilmente ed è un piacere colorare, non è stancante. Ringrazio ancora l'Art in Fly per questi stupendi prodotti, sono bellissimi di ottima qualità e grazie anche alla Siptoi per questi giochi d'edicola che mi hanno ispirato per questi disegni. E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate qui giù nei commenti, sia dei prodotti sia del risultato dei miei lavori. Vi mando un grande bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!